Le fonti Instant Focus con l'aggiornamento su quelle che sono le notizie principali del momento, gli scenari economici e politici. Vi mostro quello di cui parleremo, chiedo alla regia di seguirmi con una sorta di breve sommario con le questioni principali, appunto scenari macroeconomici e politici. Decreto aiuti bis, tutte le novità, è stato messo a punto dal governo appunto il decreto con i maggiori provvedimenti, quelli più importanti per l'aiuto a famiglie e imprese. In questo momento decisamente importante in senso negativo per l'economia, e poi decreto aiuti bis perché i sindacati lo definiscono un po' elemosina, perché i sindacati avrebbero voluto delle mosse un po' più incisive. Naturalmente tra poco leggeremo tutti i provvedimenti e poi verso il voto facciamo il punto con questa campagna elettorale che attraverso alcuni mezzi di comunicazione, insomma, è volta a porre in evidenza come con la vittoria del centrodestra, in particolar modo con la destra di Giorgia Meloni, ci sarebbero seri rischi per il nostro paese, perché di fatto si sta parlando molto di quello, però invece noi cerchiamo e cercheremo di essere più concreti e capire dove ci sta portando questo inizio di campagna elettorale, che sarà comunque molto veloce. Allora, io saluto Marco Girardo, caporedattore Economia Avvenire, che torna con noi. Marco, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno, bentrovati. E allora, gira che rigira, mi verrebbe da dire così, siamo nel mese di agosto, quindi un mese di norma, che di norma è tranquillo, ma di fatto invece, appunto, ho usato l'espressione gira che rigira, torniamo sempre a parlare degli stessi argomenti perché sono i famosi punti interrogativi e le incognite che ci trasciniamo appresso da un po', a partire dal caro prezzi, dall'inflazione, dagli aiuti del governo e poi, per non farci mancare nulla, pure la campagna elettorale, per andare al voto il 25 settembre. Insomma, che periodo? Che agosto è secondo te? Che agosto sarà prima di ripartire a settembre? Partiamo in modo generale, poi naturalmente entriamo nel dettaglio. Beh, no, non so te, ma sarà un agosto di lavoro duro, perché effettivamente negli ultimi 20 anni, diciamo, una congiuntura astrale così complessa e complicata, in particolare per il nostro paese, non lo ricordo. Tra i temi che hai elencato, quindi l'inflazione altissima, il fatto che siamo con un governo che gestisce solo gli affari correnti in vista di elezioni, che con una campagna elettorale rapidissima, una fase delicata sul fronte geopolitico internazionale, la crisi russa-Ucraina, si aggiunge anche l'escalation della situazione in Estremo Oriente, Taiwan, la Cina, gli Stati Uniti, per cui a dire il vero, un'estate così, un agosto così, sinceramente non lo ricordo, almeno negli ultimi 20 anni Vero. di vita professionale. E detto questo, Eh però, sì, ci perché sono poi, anche. scusami se ti interrompo, avevamo già avuto una crisi politica a Ferragosto di 3 anni fa, ormai 2 anni fa, non mi ricordo, quella che è scatenata da Matteo Salvini e dalla Lega, ma no, di più perché c'è stato il Covid, altro che perché il Covid ha un po' sballato tutti i periodi. Però appunto non c'era una situazione macroeconomica come quella di oggi, no? Con l'inflazione alle stelle, con tutti i cambiamenti in corso. Insomma, ecco qua, ti ridò la parola. È verissimo, è verissimo. La ricordo, era se non sbaglio 4 anni fa. È Esatto. vero che poi avemmo il periodo della pandemia, quello fu un fatto assolutamente epocale, lo possiamo dire, insomma, no? Ormai il mondo si era trovato di fronte a una simile situazione. Tuttavia, in quel caso, per quel che riguarda la crisi politica, si risolse all'interno della stessa legislatura, all'interno. Qui la differenza sostanziale è che ci ritroviamo ad andare al voto con qualche mese di anticipo rispetto alle previsioni, quindi al marzo del 2023. Però volevo segnalare, accanto a questi cioè fattori che sono fattori di rischio, anche, cioè, magari i punti acquisiti, no? I punti acquisiti. Mi colpì un dato questa mattina, lo riportava Marco Fortis in un suo intervento sul Sole 24 Ore, un dato di partenza sul quale riflettere, no? Va a casa un governo che ha realizzato nell'ultimo anno, parliamo secondo trimestre 2021, secondo trimestre 2022, la crescita più alta di tutto il mondo, fra tutti i paesi, un 7-6% complessivo, accumulando i vari incrementi trimestrali.
quindi più della Germania, più che in forte difficoltà peraltro, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, quindi una crescita cinese, diciamo, in quest'anno. E questo è stato possibile per una serie di fattori che, nonostante il rincaro dei prezzi dell'energia, dovranno essere l'oggetto effettivamente della campagna elettorale, dovrebbero essere l'oggetto della campagna elettorale e dei programmi di governo, ovvero l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E su questo aspettiamo di sentire, lo ricordavi tu prima, soprattutto all'interno del centrodestra, soprattutto il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, come intende, visto che diciamo, sì, in cinque circostanze diverse ha bocciato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle varie votazioni nazionali e all'Europarlamento. E il secondo fattore è la straordinaria tenuta e anche trasformazione della nostra industria. Industria manifatturiera che in questo contesto, sia diciamo quella grande, sia quella medio-piccola, quella della componentistica, è riuscita, a differenza di quanto accaduto in Germania, ad essere molto flessibile sia rispetto al caro energia, sia rispetto al cambio delle catene di fornitura globale, le famose catene del valore che sono modificate, ed è riuscita a portare a casa una performance aiutata dal settore immobiliare, dall'edilizia, dal turismo adesso, ma se vogliamo non si vedeva effettivamente da quasi 40 anni. Ok, pensa un po'. Allora, Marco, ovviamente queste sono tutte le carte che abbiamo sul tavolo. Proprio a proposito del periodo complicato dall'inflazione, eccetera, andiamo a vedere che cosa è stato stabilito nel decreto aiuti bis, tutte le novità, e cerchiamo di capire anche perché i sindacati l'hanno definito elemosina. Ma andiamo per gradi. Io cito velocemente, insomma, quelli che sono i provvedimenti più importanti. Un taglio dell'1% alle tasse sul lavoro per i redditi al di sotto dei 35.000 euro, quindi quello che i sindacati chiedevano principalmente era il taglio al cuneo fiscale per poter dare la possibilità alle imprese di non essere penalizzate e di conseguenza anche i lavoratori, ed è qui che diciamo i sindacati parlano di elemosina, perché dicono si poteva fare di più. 200 euro per i lavoratori precari, la rivalutazione del 2% delle pensioni, quindi lavoro e pensioni, che porterebbe 10 euro in più in tasca ogni 500 euro. Poi naturalmente sul caro prezzi, la proroga agli sconti su accise e bollette, oltre al raddoppio del bonus trasporto e di quello per lo psicologo. È quasi definitivo il decreto aiuti bis, dovrebbe, diciamo, questa è un po' una bozza, arriverà in Consiglio dei Ministri, dovrebbe poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine della prossima settimana. Appunto, i sindacati si aspettavano un taglio maggiore del cuneo fiscale, che è tramontato all'ipotesi, insieme all'ipotesi di tagliare le tasse solo ai redditi al di sotto dei 25.000 euro, però nel testo, questo fa fatto un po' da contraltare, diciamo così, c'è il raddoppio della soglia esentasse dei benefit aziendali che potranno essere usati anche per pagare le bollette di acqua, elettricità e gas, quindi questo dà modo probabilmente di respirare un po' di più, mentre per lo smart working arriva una proroga fino a ottobre o dicembre. Allora Marco, che idea ti sei fatto sul decreto aiuti bis come punto di partenza, considerando che poi queste sono, come dire, anche le ultime mosse del governo che sta traghettando, no, l'Italia al prossimo, quindi bisogna, come dire, accelerare. È un tentativo di mettere un po' in sicurezza un autunno che sarà effettivamente, soprattutto sotto il profilo dell'energia, soprattutto quindi dei costi energetici delle bollette, soprattutto per le famiglie a basso reddito che sono concentrate, in particolare, ce lo ricordava ieri l'anticipazione del rapporto Svimez, nel sud Italia abbiamo un 33% di famiglie in difficoltà per affrontare le spese correnti, quindi a rischio di cadere sotto la soglia addirittura della povertà relativa, e sarà un autunno caldissimo, un tentativo di mettere in sicurezza quantomeno il paese in vista poi di una formazione del nuovo esecutivo che potrebbe durare anche qualche tempo, e non è detto che sia poi effettivamente di breve, diciamo, costituzione il nuovo governo. Si potrebbe arrivare addirittura, c'è chi ipotizza, anche fino a dicembre, ricordiamo l'esperienza del primo governo giallo-verde di questa legislatura, ci volle un bel po' di tempo, i vari tentativi per trovare, diciamo, un leader esterno, Cottarelli, gli altri, insomma è stato un periodo di gestazione molto complesso e lungo, e potrebbe verificarsi, dato il sistema elettorale che abbiamo, la legge Rosato, il Rosatellum, questo mix strano, bicefalo di proporzionale e maggioritario, che tra l'altro impedisce peraltro la scelta diretta dei propri rappresentanti, saranno tutti listini bloccati sia nei collegi nominali sia in quelli proporzionali, per cui non eleggeremo il prossimo Parlamento, saranno
i vari schieramenti a decidere chi andrà in Parlamento. Questo è un vulnus abbastanza grave dal mio punto di vista sulla rappresentatività della nostra legge elettorale. Però detto questo, è un tentativo di mettere in sicurezza il Paese soprattutto sul lato dei rincari delle materie prime, quindi dei costi energetici. Citavi appunto l'insoddisfazione dei sindacati per il mancato taglio più robusto del cuneo fiscale. Beh, qui io direi che il governo si è mosso come si era mosso negli ultimi mesi, quindi facendo un mix di interventi sia dal lato appunto della leva fiscale sia dal lato invece degli incentivi e dei bonus. Si citavano anche quelli per il welfare aziendale, oltre che a quelli per le bollette diretti e di sostegno ai redditi diretti, quindi un mix che finora effettivamente ha funzionato. La grande incognita, e ne parla anche la Banca Centrale Europea oggi nel suo bollettino, è capire se si ridurrà questa inflazione dal lato proprio dell'offerta, quindi strozzatura nelle forniture delle imprese, costi dell'energia, in tempo per l'autunno, perché in questo momento abbiamo un'inflazione soprattutto dal lato dell'offerta, non della domanda, perché gli stipendi non sono aumentati, il potere d'acquisto è stato sostenuto soprattutto attraverso i bonus e meno con la leva fiscale e il cuneo fiscale, per cui il grande interrogativo per dire se queste misure saranno sufficienti e vedere dove e come si muoverà l'inflazione in autunno dal lato dell'energia. Assolutamente sì, oltretutto proprio ancora è stato, come hai detto tu, riportato che il potere d'acquisto si è molto molto ridotto, chiaramente perché poi parallelamente non ci sono stati accorgimenti nei salari. Io insomma, giusto per dare un'idea di quelli che sono i beni che sono stati più interessati da questi rincari, questa è la classifica dei rincari stilata dall'Unione Nazionale dei consumatori basati su dati Istat proprio relativi all'inflazione. In cima alla classifica dei beni e servizi ci sono i voli internazionali, cresciuti del 160% rispetto a luglio 2021, una proporzione che fa riflettere. È vero che si potrebbe dire beh, ma non è che tutti prendiamo i voli internazionali, però dobbiamo anche parallelamente considerare come, se ci sono questi rincari, poi il settore del turismo chiaramente in un momento centrale come questo ne risente, quindi di conseguenza l'economia, è per quello che ovviamente è stato messo in evidenza. Però poi, e qui torniamo anche a questioni più quotidiane, tra i rincari ci sono i beni alimentari. L'olio d'oliva, il prezzo si è impennato del 66% rispetto a luglio 2021, un incremento di spesa per una famiglia media pari a 16,08 euro. Il burro cresce del 31,9%, più 8,92 euro. Al terzo posto abbiamo la farina, poi adesso vado velocemente, la pasta, cioè sono tutte cose che consumiamo ogni giorno. La pasta fresca, secca e preparati di pasta lievita del 21,1%. Questo cosa significa? I consumatori dovranno spendere 29,62 euro in più per acquistarla. Insomma, e parliamo appunto di pasta, non certo di un bene non di prima necessità. In classifica anche riso, margarina, gelati, il latte conservato, il pollame. Insomma, l'inflazione porta ancora a considerare questa stangata a famiglia pari a 564 euro su base annua, che può arrivare anche a 769 euro per una coppia con due figli. E tutto questo, Marco, ti ridò la parola insomma per un'altra valutazione, considerando che invece gli stipendi non sono aumentati, quindi insomma costo della vita è aumentato esponenzialmente ma il resto no. E citavamo prima, diciamo, questo agosto particolarissimo, e nell'elenco che tu hai fatto dei beni che hanno subito gli aumenti maggiori ci sono quelli del carrello della spesa, no? Quindi diciamo soprattutto i beni alimentari, che più di altri in questo caso patiscono questo agosto straordinario per eventi fra loro collegati ma non sempre, che hanno creato questa congiuntura astrale pazzesca. Ovvero, per quel che riguarda proprio gli alimentari, citavi l'olio d'oliva, il burro e la farina, abbiamo avuto una guerra, abbiamo in corso una guerra che sta strozzando l'esportazione. Abbiamo visto quanta fatica anche per riavviare l'export di grano dal granaio d'Europa che è l'Ucraina. In più abbiamo avuto una siccità, cioè, tremenda, una carenza d'acqua nei campi, e di più abbiamo anche un costo del gasolio agricolo e comunque dell'energia per imprese che consumano molta energia nella produzione di questi alimenti, nella trasformazione, produzione e trasformazione di questi alimenti, che ha pesato tantissimo, e questo ha determinato questo aumento considerevole di prezzi.
Un altro elemento di contraddizione che emerge dall'elenco che hai appena fatto, sì, dei prezzi che aumentano di più, è quello dei voli internazionali, no? Dei biglietti dei costi aerei, anche lì il costo dell'energia, le difficoltà anche che si sono create per una ripresa molto forte del turismo, blocchi degli aeroporti, sciopero del personale viaggiante, del personale di terra. Però al contempo, ecco il paradosso, ieri l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, l'ENAC, ha certificato che per esempio in quest'ultimo periodo abbiamo raggiunto il record di voli da e per l'Italia degli ultimi anni, superando abbondantemente anche il periodo pre-pandemia. Quindi anche qui abbiamo una sorta di contraddizione, no? Certo. A contribuire alla crescita del nostro PIL è stato in quest'ultimo periodo anche il turismo, la forte ripresa del turismo, l'arrivo anche di turismo estero dopo due anni in cui, insomma, confinati tutti come eravamo nei singoli paesi causa pandemia, non era giunto nel nostro paese. Quindi anche lì c'è un elemento di contraddizione. Il fatto che i salari non siano aumentati riduce il potere d'acquisto, ma diventa un problema soprattutto per i beni ad alta frequenza, quelli del carrello della spesa, e quindi torniamo a quel 33% di famiglie che sono in difficoltà soprattutto al sud in questo momento in Italia e rischiano di esserlo ancora più. E torniamo quindi alla considerazione di prima: qui senza un taglio più robusto del cuneo fiscale, che a questo punto potrebbe essere deciso solo dal prossimo governo, bisognerà capire se il sistema di incentivi e bonus che è stato messo in atto sarà sufficiente per contenere. Dipenderà da come andrà l'inflazione in autunno. Infatti, guarda, mentre tu raccontavi, stavo leggendo anch'io questo, aumentati i passeggeri di oltre il 300%, quindi insomma è boom del traffico aereo. Bisognerà vedere poi però dopo, no? Perché sai, questo è anche un periodo in cui complice la stanchezza, anche dopo le limitazioni della pandemia, insomma magari si bada meno alle spese, però poi bisognerà fare i conti a settembre con tutto il resto, visto che appunto i rincari non sono solo sui voli, ma su tutto il resto. Non a caso abbiamo parlato un po' di questa classifica che sta circolando in queste ore. Allora Marco, prima di salutarti ti chiedo, verso il voto facciamo il punto. È una campagna elettorale che sapevamo già sarebbe stata strana, però anche a livello comunicativo, no? C'è sempre questo tema del pericolo che potrebbe rappresentare la destra per il nostro paese. Con questo non sto dicendo che sia vero o meno, però insomma non è quello che interessa le persone, credo. Stiamo sbagliando tutto da questo punto di vista? Beh, questo potrebbe rivelare una scarsa fiducia anche nel sistema di pesi e contrappesi che è una democrazia evoluta, per quanto imperfetta, per quanto traballante dal punto di vista della capacità di garantire degli esecutivi stabili, ma questo deriva anche molto dalla legge elettorale, dalla frammentazione dei partiti, dalla perdita della forza dei singoli partiti. Assomigliamo a Israele in questo momento per il sistema elettorale e per la velocità con cui si susseguono anche all'interno della stessa legislatura dei nuovi governi. Però io credo che il nostro paese abbia un sistema appunto di pesi e contrappesi, un assetto istituzionale che insomma è in grado di governare la situazione a livello di impedire qualsiasi forma di deriva autoritaria. Quindi io li considero eccessivi questi timori. Ecco. L'ultima considerazione: effettivamente dobbiamo prepararci comunque a un periodo di scarsa possibilità di governare, ulteriore governabilità nel nostro paese, perché questa legge elettorale sembra fatta esattamente per diciamo premiare in qualche modo l'ottenimento del risultato politico, cioè per farsi votare, formare poi, tentare di formare un governo. Adesso in questo momento il centrodestra è in deciso e forte vantaggio rispetto all'altro schieramento, per le cose che ci stanno dicendo in quest'ultimo periodo. Tuttavia la capacità poi di tradurre quello che sarà il risultato nelle urne in capacità di dare stabilità e governo è tutto da verificare, e su questo, per come si formeranno i listini che sono bloccati, per come si andrà a costituire il nuovo Parlamento con la riduzione dei parlamentari e con l'attribuzione parziale attraverso i collegi uninominali del maggioritario, a me
lascia veramente qualche perplessità circa la possibilità di avere una stabilità di governo. Ok, beh, le perplessità sono tanti, tante Marco, quello è garantito, insomma, però anche noi da adesso in avanti cercheremo di entrare un po' di più nel merito, sperando che ci arrivino le informazioni, perché a volte è anche proprio difficile capire esattamente che cosa stanno proponendo i partiti per una serie di motivi che sono quelli che raccontavi tu. Ma ti aspetti una, visto che abbiamo parlato di sfiducia, ti aspetti una buona affluenza il 25 settembre? Sai perché te lo chiedo? Perché poi è da anni, no, che si dice: ah, ma non andiamo mai a votare, allora questa non è democrazia e i premier, i presidenti del Consiglio non sono eletti, anche se poi è una repubblica parlamentare, quindi la nostra, no, cioè non è che bisogna votare il presidente del Consiglio. Però insomma ci siamo lamentati, mi metto in mezzo anch'io, per tanto tempo che non siamo andati al voto, cosa ci dobbiamo aspettare dall'affluenza? Allora, guarda, la lamentela è sicuramente legittima ed è rafforzata dal fatto che comunque andremo a votare, ma sceglieremo dei nomi che ci vengono proposti, non potremo esprimere delle preferenze, quindi la lamentela è doppia, aggiungo anche la mia in questo momento. Detto questo, credo che siamo su livelli fisiologici di partecipazione al voto rispetto a tutti i paesi occidentali, anzi eravamo un po' più avanti rispetto a, per esempio, la Germania, la Francia e soprattutto gli Stati Uniti. Tuttavia, detto questo, credo che mai come in questa tornata elettorale saranno determinanti per decidere l'esito della consultazione elettorale gli indecisi, che decideranno magari all'ultimo minuto di andare a votare e per chi votare, e soprattutto i nuovi votanti, quindi diciamo sì, i giovani che forse per la prima volta andranno al voto, e considerato che si assottiglierà la componente dei votanti tradizionali, che magari verrà ridotta proprio per scoramento, sfiducia, per tutta una serie di ragioni motivate anche dall'esperienza di questi ultimi anni, anche dall'insoddisfazione per magari un voto che era stato dato 4 anni fa ai 5 Stelle, che rappresentavano la novità, vista l'esperienza che è stata consumata una volta entrati, diciamo, nelle loro cariche politiche istituzionali in questo periodo. Ci sarà da questo punto di vista un cambiamento molto forte nei flussi di voto, alcuni decideranno di non andare a votare, quindi gli indecisi e i nuovi votanti potranno essere questa volta forse più che mai l'ago della bilancia. Ok, certo, sono d'accordissimo con te con questa analisi. Grazie a Marco Girardo, caporedattore Economia Avvenire, ti seguiamo naturalmente su Avvenire e ci sentiamo presto anche sulle fonti TV. Ti ringrazio molto. Grazie a voi e buon proseguimento.